Ciao amici e benvenuti ad un nuovo vlog. Quest'anno, nel 2020, ho festeggiato il Natale due volte. Prima un Natale anticipato in un weekend di dicembre con i genitori del mio fidanzato in Danimarca e poi il Natale nelle giornate vere e proprie di Natale in Italia con la mia famiglia. La vigilia di Natale in Danimarca è iniziata con una merenda pomeridiana a base di æbleskiver, delle quali vi ho parlato in un altro vlog, con la composizione di questi meravigliosi e deliziosi confect e infine con la preparazione di tutte le ricette tradizionali danesi per la cena di Natale. Dopo aver cucinato tutti insieme, addobbato la casa e la tavola, si possono finalmente gustare le deliziose ricette della cucina tradizionale danese e si conclude la cena con il cosiddetto ris à la main. Sì, ris à la main è una tradizione danese per cui c'è questo pudding, questa crema di riso con vaniglia e tante cose buone dentro e tante mandorle a pezzettini e una sola mandorla intera. E poi si divide e chi trova la mandorla intera senza romperla sotto i denti riceve un regalo. Quindi questo è il gioco di ris à la main. E dopo cena arriva il tanto atteso momento di aprire i regali che ci sono sotto l'albero. Quest'anno i genitori del mio fidanzato ci hanno regalato la planetaria della Kenwood, l'impastatrice che volevamo da diverso tempo. La mattina dopo, dopo una passeggiata sulla spiaggia, nella foresta e nella natura danese, ci siamo seduti a tavola per gustare il pranzo tradizionale di Natale, che è la cosiddetta tavola fredda, in cui si mangiano diverse prelibatezze, tra cui aringhe marinate in diversi modi, sul pane nero tipico danese. Nella settimana successiva, qualche giorno prima di Natale, sono riuscita a tornare in Italia per trascorrere il Natale con la mia famiglia e tra un pranzo, una cena per recuperare tutti i sapori della cucina italiana, ho fatto il presepe e mi sono dedicata ai diversi preparativi per i giorni di Natale. Come ogni anno, tra il 23 e il 24 dicembre, mi sono dedicata all'ideazione, progettazione, costruzione, realizzazione della casetta di pan di spezie. Poiché ogni anno realizzo un'opera differente, ho tenuto nascosto alla mia famiglia quali fossero le mie intenzioni, in modo che rimanessero stupiti vedendo il risultato finale. Per prima cosa preparo l'impasto del pan di spezie molto semplicemente seguendo la ricetta che potete trovare su Giallo Zafferano e poi mi dedico alla progettazione su carta dei vari pezzi che mi serviranno per comporre la casetta. Dopo aver fatto riposare la pasta in frigo inizio a tagliare tutti i pezzettini che avevo precedentemente progettato sul foglio di carta. Man mano che ritaglio i pezzetti di pasta di pan di spezie li metto a cuocere nel forno.
Una volta preparati e cotti tutti i pezzi di biscotto che mi servono per comporre la casetta, inizio la vera e propria costruzione. Bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding.
Ultimata la casetta, che in questo momento è ancora segreta per il resto della famiglia, è quasi ora di sedersi a tavola per la cena della vigilia a base di pesce. Per quanto riguarda i regali, la tradizione nella mia famiglia è quella di aprirli la mattina del 25 e così abbiamo fatto anche quest'anno. Quest'anno tanti regali. Questo qui per rendere migliore i video su YouTube del mio fidanzato, con microfono, luce, tutto integrato. Un plaid, un fornello per l'aromaterapia dalla mia amica, un libro da mio amico. Questo non è mio, un portafogli di Liu Jo, un set di creme per il viso e questa collana dai miei genitori. Come da tradizione, la mattina del 25 ho preparato la crema fresca di mascarpone. Abbiamo poi preparato la tavola e l'abbiamo addobbata per il pranzo di Natale. Quest'anno è in realtà molto diversa dal solito perché a pranzo siamo soltanto in 5, io, i miei genitori, il mio fidanzato e mio nonno, mentre tutti gli altri anni siamo sempre stati circa una ventina perché da tradizione il pranzo di Natale viene sempre fatto a casa dei miei genitori. Abbiamo mangiato e bevuto tanto e benissimo, seguendo le migliori tradizioni piemontesi. Abbiamo mangiato la tartare di carne cruda, un'insalatina di sedano, formaggio e noci, un tortino ai formaggi, poi gli agnolotti, il filetto ai funghi, il cotechino con le lenticchie e vari dolci, incluso il pandoro con il mascarpone. E poi è arrivato il tanto atteso momento della presentazione della casetta al resto della famiglia, ai presenti di persona e al resto della famiglia che si trova sparsa per altre case tramite un video su WhatsApp. Se avete guardato con attenzione questo video e l'altro video che ho girato a casa dei miei genitori, potreste forse riconoscere l'ambiente che ho cercato di ricreare nella casetta di Pan di Spezie, ed è il salone della casa dei miei genitori, dove ogni anno, secondo la tradizione, si tiene il pranzo di Natale con tutta la famiglia. Infatti potete vedere la tavolata apparecchiata per molte persone, l'albero di Natale ed in generale la disposizione dei mobili e della stanza. Questa casetta di Pan di Spezie rappresenta quindi il Natale che avremmo avuto se non ci fosse stato il Covid, se non ci fosse stata questa situazione di emergenza che ci ha obbligati ad essere separati da alcune delle persone che amiamo. Ma questa casetta rappresenta anche una grande gratitudine per il passato, per tutti i pranzi di Natale, le cene di Natale che abbiamo potuto fare insieme in famiglia e il tempo che abbiamo potuto trascorrere con i nostri cari in passato, ed è anche un segno di speranza per il futuro, un desiderio che le cose tornino alla normalità e che ci siano tanti momenti di gioia ad attenderci. Spero che abbiate trascorso un buon Natale. Vi auguro di passare bene queste feste e ci sentiamo e ci vediamo nel prossimo video.